Buongiorno amici e benvenuti nella Tana del Ragno. Oggi parleremo di strip o strisce quotidiane dell'uomo ragno apparse nei quotidiani americani e pubblicate in Italia da varie case editrici. Inizio il video facendovi vedere la mia collezione di Pegasus Mag, che è stata una delle tante testate che ha deciso di pubblicare queste strip, e ora andremo a vedere nel dettaglio di che cosa si tratta. Eccoci qua amici. Dunque, questa è Pegasus Mag, che era una rivista che praticamente pubblicava le strisce sindacate dell'uomo ragno, quelle che apparivano nei quotidiani americani. La stampa di questi numeri, ecco, è iniziata, come potete vedere, il 1 luglio del 2001 ed è andata avanti per circa 146 numeri. Qui vi faccio vedere l'ultimissimo. Poi Pegasus Mag ha cambiato nome fino a diventare Mega. E nell'ottobre 2009, con il numero 148, si è conclusa la stampa delle strisce quotidiane. In ogni numero di questa rivista, che presentava anche le varie novità in edicola e in fumetteria, venivano pubblicate le strisce. Ognuna di queste strisce, come voi sicuramente ben sapete, corrisponde a un giorno della settimana. Quindi in America alcuni quotidiani riportano quotidianamente delle strisce, appunto. Scusate se mi ripeto, ma voglio essere più preciso possibile. Vedete, questa è la striscia del 18 maggio, firmata Stan Lee e Larry Lieber, che in realtà è il fratello di Stan Lee. Questo è l'ultimo numero, dopodiché la pubblicazione delle strisce sindacate dell'Uomo Ragno si è interrotta, almeno che io sappia. Dalle informazioni in mio possesso. Un amico collezionista dell'Uomo Ragno, un altro appassionato di cui non posso fare il nome, nel senso che ecco, c'è anche un discorso di privacy, ha deciso di raccogliere tutte queste strip che vi ho fatto vedere, pubblicate singolarmente in questi numeri di Pegasus Mag, poi diventato Mega. In questo volumone ne ha fatte pochissime copie numerate, e questo volume, e ora se riesco a sfogliarlo, ecco qua, contiene le strisce sindacate inedite dal 16 marzo 83 fino al 20 maggio 88. In pratica quasi tutta la produzione di Pegasus Mag, più alcune strisce rimaste inedite. Ora non so se è di facile reperibilità questo volume, perché io a suo tempo, quando lui lo pubblicò in pochissime copie, vedete la mia è la copia numero 5, quando lui pubblicò questo volume io mi precipitai per prenotarne una copia, non so se si possono trovare. Comunque vedete, è bellissimo, lui ha raccolto tutta la produzione di Pegasus Mag in questo volumone, che oltretutto contiene anche alcune storie a suo tempo pubblicate dalla Max Bunker Press in questa serie di 14 volumi, scusate, dell'Uomo Ragno, e si possono vedere nel retro di questa bellissima copertina. Un bel volumone, non so se se ne trovino, lui non ne ha stampate moltissime copie, quindi non so se se ne trovino in giro su eBay o altre piattaforme. Nelle ultime pagine ci sono le ultimissime strisce rimaste inedite da parte di Pegasus Mag. E adesso vi faccio vedere anche una piccola parte della mia collezione di strisce originali americane. Ecco qua amici della Tana del Ragno, queste sono una collezione di strisce, le Sunday Comic Strips degli anni 90, e sono in pratica le strisce pubblicate
la domenica sui quotidiani, cioè durante la settimana le strisce sono singole, diciamo così, e nel fine settimana diventano mega. Guardate, ecco qua, queste sono originali, tratte, è una piccola parte, non ve le faccio vedere tutte, cercherò di sfogliarle velocemente se riesco. Le ho catalogate ovviamente in ordine di uscita. Questa è tutta la mia, una piccola parte della mia collezione di strip originali. Queste sono ritagliate da giornali. Voi chiederete, ma come hai fatto a recuperarle? Sono andato in un sito specializzato americano di vendita di questo materiale e me le sono comprate in blocco e le ho pagate veramente poco, perché per noi collezionisti italiani sono manna, per gli americani non è materiale da collezione, cioè è come se noi in Italia ci mettessimo a ritagliare articoli di giornale del Corriere della Sera o della Stampa per farne collezione, ecco, cioè per loro ha lo stesso valore, per noi no, perché recuperarle diciamo non è facile. Ora vado velocemente per farvi vedere queste bellissime strip. Sono, ripeto, quelle domenicali. Poi durante la settimana dovete immaginare che una di ogni giorno della settimana, quindi lunedì, martedì, mercoledì, eccetera, eccetera, c'è una singola striscia. Al termine delle 2 o 3 mesi viene completata la storia del ragno. Ecco qua. Sono tantissime, io cerco di purtroppo devo andare veloce perché non voglio annoiarvi, non voglio fare dei video. Ecco qui ho lasciato dello spazio perché sono i giorni che mi mancano, cioè le domeniche che mi mancano, e ci sono ovviamente delle lacune perché recuperare questo materiale non è facile. Poi quando lo trovo devo vedere se ce l'ho oppure no prima di acquistarlo, perché è tutto materiale che arriva dagli Stati Uniti e quindi prima di spendere dei soldi bisogna essere sicuri che quella strip sia presente nella mia collezione oppure no. C'è un sito americano che ancora continua quotidianamente a pubblicare le strisce online, per cui se avete voglia e pazienza potete scaricarvele in formato JPEG o GIF e potete fare un piccolo archivio, come ho fatto io, digitale all'interno del computer con tutte le strip quotidiane in formato digitale. Fra l'altro io le sto mettendo in ordine e mi piacerebbe fare una pubblicazione che le raccolga tutte. Ora vediamo se riesco ad andare in porto, ovviamente senza traduzione, perché sarebbe traduzione in italiano, perché sarebbe un lavoro immenso. Bene, vi faccio vedere prima di concludere il sito dove potete andare per scaricarvi ogni giorno la vostra strip e crearvi il vostro archivio digitale delle strip dell'Uomo Ragno. Eccoci qua, siamo nella pagina web dove si possono trovare le strip quotidiane dell'Uomo Ragno attualmente in pubblicazione, e siamo in tempo reale, siamo a mercoledì 29 settembre, come potete vedere qui dalla data. Diciamo che si possono trovare le strip dei 7 giorni precedenti, perché poi le tolgono dal sito. Se voi volete avere tutte le strip complete, anche quelle precedenti alla data del 22-21 settembre, dovete pagare, abbonarvi, fare un abbonamento annuale. A quel punto, attraverso questo calendarietto, voi potete andare indietro nel tempo, vedete, e scaricarvi quelle che attualmente sono bloccate, perché sono concesse solo a chi paga e si iscrive, quindi entra nella modalità premium. Questo è il sistema per avere
le strip quotidiane senza necessariamente volare a New York e comprarsi un quotidiano. Quindi lo potete fare tranquillamente da casa come sto facendo io. Le potete leggere, quindi giorno per giorno avere la storia, seguire la storia, oppure scaricarla e crearvi con una cartella il vostro archivio personale di strip, come ho fatto io. Io ho scoperto questo sito ormai 4-5 anni fa, e salvo alcune volte che mi sono dimenticato di scaricare la strip e quindi poi è andata persa, le ho tutte, quindi dal 2017 ad oggi. Ho un bell'archivio digitale che ogni tanto mi diverto a sfogliare e a rileggere. Attualmente il personaggio principale della storia, l'antagonista, è l'uomo talpa. E le strip vanno avanti nonostante la dipartita di Stan Lee. Fortunatamente ancora il fratello Larry Lieber è vivo e quindi continua a pubblicare anche in nome del grande Stan. Come potete vedere, ecco, io vado avanti con questa freccettina e vi posso leggere le storie pubblicate. E questa è quella di oggi. Bene, ora vi faccio vedere invece che cosa sta facendo Panini Comics per recuperare tutto questo bellissimo materiale, queste bellissime storie inedite e dove c'è tanta tanta bella roba. Per chi fosse interessato alle strisce quotidiane dell'Uomo Ragno, consiglio questa nuovissima edizione della Panini Comics. Sono questi volumoni, siamo arrivati al numero 3 e il mese di ottobre dovrebbe uscire il quarto volume, che raccoglie in pratica tutte le strisce quotidiane dal 79, anzi scusate, questo è il secondo volume, dal 77-79 fino agli anni 80, fine anni 80. In pratica dovrebbero esserci anche quelle che vi ho fatto vedere in precedenza, pubblicate a suo tempo da Pegasus Mag e da Mega. Quindi avreste la raccolta completa. Io me le sono prese, ovviamente, perché da ragnofilo incallito non mi lascio sfuggire niente. Le avevo già nelle versioni precedenti stampate da Panini Comics e dalla Max Bunker Press, però avere l'opera completa in 5 volumi è tanta tanta roba ed è una cosa veramente ghiotta che non bisogna lasciarsi sfuggire, soprattutto chi è amante di Spider-Man. Concludo questo video invitandovi ad iscrivervi al canale per seguire tutti gli aggiornamenti che di volta in volta, i vari video che io di volta in volta inserirò per continuare a scoprire la mia collezione di Uomo Ragno e Marvel. Dalla Tana del Ragno, dove si sta veramente da Dio, vi saluto. Ciao, alla prossima!